Luciano Pasquini, team bike ballero, si conferma a Scarlino, trofeo Crozza Service, memoria Maurizio Stella, dopo la vittoria nella Crono 2, vincitore anche nella cronometro singola. Com'è andata oggi? Ma diciamo che è un buon periodo, vengo dai campionati italiani che si sono svolti giù a Lecce, Cavallino per la precisione, dove ho ottenuto due vittorie di categoria. Quindi abbiamo vinto sia l'individuale che a coppia con Enrico Grimani. E poi a occhio bello, domenica scorsa c'è stato il campionato italiano, lo stesso cronometro individuale della Consulta, ho vinto anche la mia categoria. Quindi oggi diciamo che non è stata una sorpresa, mi aspettavo un buon risultato. Chiaramente la vittoria non è che te la porti da casa, devi sempre fare fatica e vedere la forza in campo qual è. Sapevo che con il mio compagno avrebbe fatto un buon tempo perché le qualità ci sono sempre state e, come si dice, i muscoli hanno memoria sia dello sforzo che nelle crono, sia di come si fanno, quindi e come si gestisce una crono. Sapevo che avrebbe fatto bene, quindi l'ho forzato a portare. Non è per me quindi una sorpresa. Tra l'altro oggi, insomma, percorso come al solito impegnativo, in questo È un circuito c'era anche il vento, quindi insomma una percorso, gara sì, difficile. come al solito questo è un percorso bello ma impegnativo e quindi si presta a qualità di cronoman, ma pure persone che sanno spingere e amministrare bene le forze, perché poi con il vento ha complicato tutta la gara praticamente. Dovevi veramente amministrare bene, perché poi dopo dovevi fare gli ultimi 3 km in pianura e lì dovevi tirare fuori tutto quello che era rimasto per arrivare all'arrivo senza più niente. Per Luciano Pasquini come proseguirà la stagione e poi insomma l'obiettivo anche di rivederlo qua a Scarlino perché insomma è una gara in cui va bene, in cui insomma, Ma che porta fortuna. sicuramente, beh, la fortuna a volte devi trovarla, te l'ho detto, la vittoria non la porti da casa. E sicuramente è un percorso che mi piace. Sono sempre venuto, verrò volentieri nelle prossime edizioni. Mentre la stagione come proseguirà, adesso diciamo che ho finito con queste crono. Era un periodo di tutte le domeniche le crono per cercare la condizione contro il tempo. Diciamo che l'ho trovata, adesso devo un attimo gestirla, mantenerla, perché andrò a affrontare a luglio, nel mese di fine giugno-luglio, i campionati italiani in pista. E pure lì farò prove cronometrate e quindi dovrò sfruttare questo periodo buono. Sarà un po' difficile mantenerlo perché è da gennaio che sto, diciamo, a tutta. Non è facile tenerla per tutta la stagione. Comunque ci proverò.